Alleanza con il privato per rilanciare il turismo. Leggi e norme al via la semplificazione. Ambiente, il 2015, anno più caldo. In apertura della seduta del 5 luglio, il Consiglio regionale ha ricordato le vittime dell'attentato di Dhaka in Bangladesh, in cui sono morti 9 italiani per mano di un commando terrorista. L'Assemblea ha poi approvato la nuova legge sul turismo e ha svolto la discussione generale del provvedimento sulla semplificazione. Il Consiglio ha infine nominato il presidente del collegio sindacale dell'azienda sanitaria locale di Biella e ha discusso e votato diversi atti di indirizzo. In copertina! Il Piemonte ha una nuova legge quadro sul turismo. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il 5 luglio il provvedimento presentato dalla Giunta regionale. Due le principali novità: la nascita di una nuova agenzia regionale aperta all'ingresso dei privati e la trasformazione delle aziende turistiche locali, ATL, in società consortili. Previsto inoltre un osservatorio turistico con compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dati. Critiche e opposizioni. È un disegno di legge che riscrive l'assetto turistico della Regione Piemonte, lo riscrive sia a livello di governance regionale, creando un'agenzia che ha all'interno anche operatori privati per mettere a fattor comune tutti gli investimenti sul turismo. Lo stesso impianto lo replichiamo sulle aziende turistiche locali, in cui anche qui prevediamo l'ingresso di soci privati, in modo che anche qui si crei una regia comune nell'azione di promozione del territorio. La legge rischia di essere un passo indietro. Il rischio vero è quello di penalizzare le singole realtà locali. Ricordiamo che il turismo in Piemonte è fatto dalla somma di tante diversità turistiche. Ricreando un'azienda unica regionale, c'è il rischio che tutte queste particolarità vengano meno. In più c'è un problema di risorse. Queste non ci sono, quindi il rischio vero è che sia impossibile promuovere splendidi territori quali quelli piemontesi per impossibilità economica. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha avviato la discussione il 5 luglio del disegno di legge di riordino e di semplificazione delle norme regionali. Dopo il passaggio in commissione e le consultazioni online con i soggetti interessati, il provvedimento è approdato in aula per l'esame dell'articolato, che riguarda diverse materie: servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità e personale regionale. Il 2015 è stato il più caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte. Le temperature, ben al di sopra della media, e la scarsità di precipitazioni registrata negli ultimi mesi hanno aumentato i valori di inquinanti come ozono e PM10 rispetto agli anni precedenti. La buona notizia è che il trend è in diminuzione. Sono i dati della relazione sullo stato dell'ambiente, l'appuntamento annuale di Regione ARPA Piemonte, per fare il punto sui dati e le politiche ambientali attuate e previste. Come Presidente della Commissione Ambiente attendo con attenzione ogni anno questa illustrazione, perché ci dà elementi importanti, decisivi per orientare le nostre politiche che riguardano la qualità dell'aria. Ci apprestiamo a mettere mano a un nuovo piano della qualità dell'aria o la qualità ambientale in senso più lato, e penso al lavoro fatto sul sistema dei rifiuti o sulla nuova legge sull'ARPA. Ecco, è un lavoro utile per i cittadini sicuramente, per sapere com'è il Piemonte nel quale vivono, e è un lavoro utile per noi che dobbiamo indirizzare al meglio le nostre politiche. Abbiamo cambiamenti climatici che influenzano in maniera anche pesante, e ad esempio la qualità dell'aria. Nel 2014 avevamo un trend in positivo rispetto agli ultimi anni, mentre nel 2015 abbiamo peggiorato un pochino su alcuni contaminanti, e abbiamo alcune problematiche sulle falde superficiali profonde. Ma un grande vantaggio è che la balneabilità è garantita con il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Europea al 100%. Sottolineo l'importanza da parte di tutti i cittadini, di informarsi in maniera consapevole, di fidarsi un pochettino delle istituzioni. Tutti i dati sono presenti sul sito istituzionale, vi prego di approfondirli e di soprattutto fare tutti assieme ambiente.